25 ordinanze di custodia cautelare, sequestri di beni, sigilli a capannoni e ad oltre 25 mezzi tra autorimorchi e autotreni per un totale di 800.000 euro e sequestro di oltre 30 tonnellate di rame per un valore superiore ai 200.000 euro. Questi alcuni dei numeri dell'operazione Red Coffee, portata a termine all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Pescara, che hanno smantellato un'organizzazione italo-romena specializzata nei furti di rame. Nel corso dell'attività d'indagine sono state arrestate 18 persone colte in flagranza di reato mentre asportavano vari quantitativi di oro rosso. Abruzzo, Marche e Puglia, le regioni interessate dai furti. Al vertice della gang c'era un italiano che fungeva da deus ex machina dell'organizzazione. Abbiamo perseguito ben 5 associazioni, non era soltanto una batteria, ma erano 5 batterie che erano dedite al furto. Sicuramente del rame, che faceva un po' la parte da leone, quelli che erano i loro obiettivi, ma facevano anche furti, insomma, nelle abitazioni, nei garage, nei negozi, e quindi siamo certi di aver dato un colpo duro. Un'operazione durata oltre un anno, come è nata, diciamo, da dove è scaturito il tutto? Il tutto è scaturito da quello che è alla base di ogni cosa, il controllo del territorio. Una pattuglia del radiomobile una notte ha controllato un furgone guidato da un cittadino rumeno e nel controllarlo ha visto che era carico di rame. Da lì chiaramente il sospetto, l'arresto di questa persona, il sequestro del rame, e da lì sono iniziate una serie di attività tecniche di padinamento anche sul territorio che ci hanno consentito di sviluppare questi 12 mesi di indagine. L'operazione è conclusa, oggi potrebbero essere altri sviluppi? Ma al momento l'operazione è conclusa, sicuramente noi abbiamo già internazionalizzato i provvedimenti restrittivi nei confronti delle 10 persone che sono sfuggite alla cattura, perché sappiamo che si sono già all'estero.